Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video. Cosa mangio in un giorno? Allora, questa mattina io sto facendo colazione solo con tè. Allora, ho scelto, questi sono tutti i tè che ho da ultimo, e ho scelto di bere questo, che è il tè natalizio di Withered. E bevo solo il tè perché, scusate, sono un po' raffreddata. Ieri sera sono stata a mangiare fuori, ho mangiato molto, per i miei standard, e quindi oggi non ho fame, e allora ok, solo questo tè. E niente, come vedete fuori è buio, vabbè, ci sono le tende, però c'è poca luce. Ci sono le mie lucine di Halloween accese perché ieri sera ho dimenticato di spegnerle. Vabbè, quindi questa è la mia triste colazione di oggi. Ma non lo so, a volte a voi capita di non avere fame la mattina, perché magari avete mangiato prima, di più la sera, insomma, prima, non lo so. A me a volte capita questa cosa e quindi preferisco non forzarmi, insomma, non mangiare se non ho fame. Ma è una cosa, è una regola che, come dire, è sempre con me, nel senso, anche a pranzo se non dovessi aver fame, ecco, non mangerei, non mi forzo. Va bene, eccoci qua, beviamo il nostro tè. Sono le 10 del mattino, mi è venuta un po' fame e quindi adesso mangio una banana. Oggi è una giornata un po' di, come dire, rimettersi in carreggiata perché sono stata male, e quindi vabbè, nel weekend mi sono sentita meglio, quindi sono uscita, e oggi insomma devo rimettere un po' le cose in ordine qua in casa. Però pensavo di sentirmi meglio, ma forse ho ancora bisogno di stare a casa al caldo. Comunque vabbè, adesso mangio questa banana e poi vi faccio vedere un po' che cosa devo fare. Eccomi qua di nuovo su questi schermi con poca voce, e niente, questo sarà una specie di vlog, una specie di cosa mangio in un giorno, mischio le due cose, faccio un mix. Allora, prima non mi sono mostrata perché avevo messo una maschera sul viso, una maschera per idratare il viso, e poi stavo facendo la ricrescita dei miei capellini bianchi perché venerdì ho lavato i capelli, mi sentivo meglio, insomma, non avevo la febbre, ho lavato i capelli. È una cosa che io faccio sempre, cioè durante, quando sto male, ho sempre paura a lavarmi i capelli, perché una volta mi è capitato che ho lavato questi capelli e poi mi sono raffreddata e mi è tornata la febbre, perché ci metto tempo io a lavare i miei capelli. Comunque, beh, venerdì ho fatto questa operazione, dopodiché, perché sapevo che sabato e domenica sarei uscita, ho fatto una specie di messa in piega casalinga, però ho notato appunto di avere questa ricrescita dei capelli bianchi, e allora ho deciso di mettere lo spray, quello di L'Oreal, che va benissimo, veramente si passa quello e sembra di avere la tinta, solo che quello lì ha un problema, che non è che rimane fissato sui capelli, quindi quando andate a dormire magari potrebbe sporcare il cuscino. E allora vabbè, io faccio una cosa un po' ottocentesca, metto una cuffietta di seta che ho, e in questo modo non si rovinano i ricci e si sporca la cuffietta e non si sporca il cuscino. Quindi sabato e domenica ho fatto questo ritocco in continuazione con lo spray, però oggi ho deciso, vabbè, rilavo i capelli e faccio la tinta. È una cosa un po' lunga perché appunto prima bisogna lavo i capelli, poi devo asciugare, poi passo la tinta, poi lavo di nuovo i capelli, eccetera. Questa è la tinta che mi ha dato la mia parrucchiera, così è la stessa tinta che usa lei e non si creano pasticci. Io non sono bravissima a fare questa operazione, però almeno, perché a me si vedono soprattutto qua nella riga, si notano, e comunque uso una tinta piuttosto chiara, in modo che a lungo andare i bianchi diventino tipo biondicci e quindi si crei questo effetto, insomma, un po' così di
degradé, non so come si possa dire. Comunque, vabbè, ho fatto questa operazione e ci ho messo una vita. Adesso devo mettere un po' in ordine le cose qui dentro, perché sono stata male praticamente una settimana. Qualche cosetta ho fatto, abbiamo fatto, perché non è che abito da sola, però vabbè, io ho il mio metodo, mi piace mettere le cose in un certo modo, mi piace pulire in un certo modo, quindi quando sto male purtroppo sì, naturalmente mi alzo, qualche cosetta la faccio, però non riesco più di tanto. Ho avuto la febbre a 38 e all'inizio avevo mal di gola, raffreddore, pensavo di avere il Covid, ho fatto test a manetta, cioè speravo di avere il Covid a un certo punto, perché ho detto così me la tolgo questa cosa, perché l'anno scorso mi è venuto durante il periodo natalizio e sono stata piuttosto male. E quest'anno vorrei fare il vaccino. Qua il vaccino viene passato gratis solo alle fasce, diciamo, deboli. Noi altri ce lo dobbiamo pagare, costa £100 il vaccino. Quindi io speravo, ho detto, magari ho preso già il Covid, non devo pagare £100 di vaccino. Invece vabbè, io no, il vaccino lo farò, perché comunque l'anno scorso sono stata troppo male con questo Covid, che mi ha lasciato una debolezza e degli strascichi di tosse, che non potevo insomma respirare bene per un sacco di tempo, quindi vorrei evitare sta cosa. E vabbè, pensavo di averlo preso, invece niente. E praticamente io sono tornata da una specie di weekend che ho fatto in Olanda, a Utrecht, praticamente, vabbè, la settimana scorsa sono stata male e siamo tornati. Oddio, adesso non mi ricordo bene. Sono tornata. Quando sono tornata? Allora, adesso mi ricordo un po' la situazione. Allora, io sono stata. Allora, oggi è 21 di ottobre. Il 18, Friday, mi sono sentita meglio da questa cosa. E mi era venuta l'11 di ottobre e io sono tornata qua il 10 di ottobre da Utrecht, dove sono stata praticamente 3 giorni. E giovedì che sono tornata mi sentivo un po' male, quindi sì, il giovedì stavo male, ma non malissimo, perché mi sentivo piuttosto raffreddata, non pensavo che avrei avuto insomma l'influenza. E poi niente, sono stata, ho cominciato a mettere a posto un po' i bagagli di questa piccola, così, diciamo, vacanza. E comunque guardate, queste vacanze, questi viaggetti di 1 o 2 giorni sono tremendi, io non li voglio fa più, perché ogni volta mi buttano giù in maniera pazzesca, perché comunque è uno stress il fatto, cioè noi vabbè siamo andati, non era proprio una vacanza, perché io sono andata a accompagnare vabbè mio marito, che aveva una cosa di lavoro, volendo sarei potuta rimanere qua, però ho detto vabbè, andiamo, ma non ci vado più a queste cose, perché mi stresso troppo, cioè io non lo so, ormai ho bisogno, almeno se devo andare fuori, che faccio il viaggio, arrivo, mi posso riposare, il giorno dopo magari comincio a farmi un giretto eccetera, poi ho bisogno di un altro giorno ancora e poi posso ripartire, quindi devono essere almeno 4 giorni per fare una cosa con calma, altrimenti diventa un'ammazzata, ecco, io non queste cose non le concepisco. Vabbè, io non è che avevo molto da, cioè sono stata un po' in giro, poi Utrecht c'ero già stata, quindi la conosco, una bella cittadina, insomma l'albergo era proprio al centro, quindi è tutto molto tranquillo, Londra, Amsterdam è un volo di mezz'ora, però non è solo quello, perché comunque uno deve andare all'aeroporto, deve fare i controlli, insomma non si riduce mai a mezz'ora. E arrivati ad Amsterdam abbiamo dovuto prendere comunque il treno un'altra mezz'oretta per arrivare a Utrecht, e vabbè
Quindi c'è cioè, anche quando sto qua, comunque in Inghilterra, e dico voglio andare a visitare una cittadina, una cosa, minimo devono essere 4 giorni, perché meno io non ce la faccio, insomma, se non è una cosa proprio vicina, ecco, perché se è vicina uno va e torna, però se già il viaggio, già per uscire da Londra sono sempre cioè, 2 ore, 1 ora e mezza, 2. Dipende dal traffico, e poi c'è la tratta, insomma, che lo deve fare per arrivare a destinazione, insomma, e niente, quindi vabbè, comunque per dire che quando sono tornata mi sentivo soltanto raffreddata, e poi però è venuta fuori tutta la tosse, il mal di gola, la febbre. E quindi niente, adesso devo fare l'aerosol perché me lo sono portato dall'Italia, perché qua non te lo danno manco se muori un aerosol. E quindi adesso mi faccio una sessione di aerosol e ho un sacco di cose da dover mettere a posto perché io sono partita, mi pare 7, l'8 di ottobre per questa Utrecht. Però la settimana prima io ero tornata tipo il 3 ottobre, da 15 giorni in Italia, ero tornata giù in Italia. E quindi quando sono tornata avevo le cose da mettere a posto del viaggio italiano. Qualcosa ho messo a posto, qualcosa no. Poi sono partita subito. E poi il sabato 5, io sono andata a farmi il vaccino antinfluenzale. E ho pensato, ma non sarà stato il vaccino che praticamente mi ha fatto, non lo so, una specie di reazione e mi è venuta l'influenza? Boh, vabbè. Ma io sono favorevolissima al vaccino, ogni anno me lo faccio quello dell'influenza, se la prendo leggera. Stavolta, insomma, era un po' più. Ma probabilmente mi sono raffreddata perché sì, in aeroporto, sull'aereo faceva freddo, in aeroporto faceva caldo, insomma, vabbè. Forse questo. Comunque, allora niente, c'è un sacco di roba di panni da dover mettere a posto perché in Italia faceva caldissimo, avevo le cose estive. Sono tornata qua, adesso fa freddo e ci vogliono le cose invernali, però sono rimasta con queste cose estive, insomma, in giro. Quindi niente, devo fare questa cosa. Però adesso, prima di tutto, faccio un po' di aerosol. Allora, qua c'è un libro nuovo che ho appena comprato, di questo dottore Tim Spector, che si occupa proprio di studiare quanto, come insomma il cibo può aiutare quindi il nostro metabolismo, come possiamo anche, non vorrei sbagliare insomma parole, però anche come il corpo stesso si può curare da solo grazie all'alimentazione. E queste sono tutte ricette pensate per poter mangiare ogni settimana tipo 30 vegetali, perché oltre alle proteine, che possono essere prese anche insomma dai vegetali, è molto importante che nella nostra dieta ci siano i vegetali per le fibre, per le vitamine, perché insomma grazie alle insalate, insomma a tutto ciò che è vegetale, la nostra flora batterica intestinale vive meglio, insomma, e questa regola diverse funzioni, insomma, del nostro corpo, come dire. Quindi è importante nutrire la nostra flora intestinale. Ecco qua il minestrone, qua c'è una bella ricetta di minestrone, però lui dice comunque se uno vuole mangiare anche un po' di carne lo può fare. Non è vegano, non è vegetariano, cioè dice nel piatto ci devono essere comunque ogni giorno dei vegetali. Perché appunto fanno bene alla nostra, al nostro intestino, ecco. Quindi vabbè, studierò queste ricette perché mi piace comunque
vedere, insomma, trovare delle ricette nuove, provare delle ricette nuove. In questo caso sono ben calibrate, insomma, perché dietro c'è la scienza, e quindi vabbè, proverò qualche ricettina nuova. Ho iniziato a fare le lavatrici perché ne sono parecchie che devo fare. Adesso ho iniziato con le cose che mi servono subito, e poi faccio invece le cose estive. Vabbè, la lavatrice non è difficile a farsi, il complicato viene dopo, quando i panni devono essere stirati. Ho caricato nella lavatrice dei maglioncini, e io per i maglioncini sto usando questo sapone qua, di questa marca Dilling, che è delicatissimo, veramente ottimo per la lana, le cose delicate, perché una mia amica tanto tempo fa mi aveva detto che lei per la lana usava lo shampoo, quello per i capelli, perché dice no, ci vuole una cosa molto delicata. Sì, una cosa delicata ci vuole, ma lo shampoo non lo so. E così io ho cercato e ho trovato questo, che l'ho comprato online, si compra su questo sul sito di questo negozio che vende cose di lana anche molto carine, e quindi niente, lo sto usando e devo dire che mi ci trovo molto bene. Piccolo così consiglio se avete bisogno di un detersivo super delicato. Sono nell'ascensore, sto scendendo sotto a prendere un pacco che è arrivato, credo che siano delle candeline. Vabbè, le faccio vedere. Allora, vediamo un po' cosa c'è in questo pacchetto. Questa è la marca, il negozio dove ho comprato le candeline. Dove sono le candeline? Ah, eccole qua. Allora, sono le candeline per Halloween. Qui ho comprato anche un coso. No, questo me l'hanno regalato. Questo è un biscotto di pan di zenzero, forse a candela, vedremo. Allora, e qua ci sono le candeline che sono tutte ben incelofanate. E adesso le apro e ve le faccio vedere. Ecco qua, queste sono tutte le candeline che ho comprato. Questa qua è troppo bella, cioè un fantasma. E sono tutte profumatissime, tutte quante le ho prese tipo alle spezie. Pumpkin spice, e sono proprio carine, fatte bene, piacciono. La cera è quella di soia, e adesso io le devo collocare perché ho già messo qualcosa di autunnale, insomma, faccio vedere. Allora, questi qua sono dei fiori secchi, e io appunto ho comprato questi fiori arancioni da mettere in mezzo a questo bouquet che già avevo, proprio per dare così un'idea di autunno. E qua ho collocato una zucchettina. E questo io non ho capito che cos'è, se è una cera da sciogliere, perché non c'è scritto niente se è un sapone, non lo so, comunque è profumatissimo. Vedremo. Vabbè, questo è il pacchetto di prima. Qua dove ho il gattino col gomitolo ho messo anche la zucchetta e il fantasmino. Voilà. Mentre di qua, dove c'è un'altra composizione autunnale, questa qui l'ho fatta con il cotone, sempre i fiori secchi, e poi appunto queste sono tipo spighe. Arancioni, vabbè, e qui ho deciso di mettere queste altre due zucchette. Ci sono queste stelline, sarebbero porta bonbon, eccetera. Ci abbiamo messo le zucchette. Poi invece ho un altro angolino di Halloween. Qui dentro c'erano un sacco di cioccolatini, ma li ho già mangiati quasi tutti. Vabbè, dovrò ricomprarli. Un po' di zucchette, questa qua è quella che si accende, luminosa. Voilà, non so se si vede. E poi niente, lì ci sono le altre zucchette, così, le lucine che vi ho fatto vedere questa mattina. E qua c'è il mio bellissimo gatto nero. Scherzando, ridendo e scherzando, si è fatto ora di pranzo.
Allora, oggi non ho fame, quindi mi sa che faccio una specie di colazione a quest'ora di pranzo con il porridge, lo yogurt, un po' di kefir, questo qua è tanto buono, mangio una mela e un po' di semi di chia. Vi faccio vedere come combino queste cose. Facilissimo, metto tutti gli ingredienti qua, mescolo e il mio pranzo di oggi è pronto. Ecco qua, quindi la colazione di questa mattina la faccio all'ora di pranzo e qua c'è anche il tè, quindi sto a posto. Adesso mangiucchio un po'. Devo iniziare un po' a mettermi un po' a dieta, perché vabbè, quando sono stata in Olanda ho mangiato un sacco di formaggio, molti dolcetti con cioccolato. Cose che ho comprato e le ho portate anche qua, e quando stavo male mi sono alimentata con tutte queste prelibatezze per me. E quindi adesso mi tocca fare un po' di sugar detox, mi cade tutto, va bene. E quindi ecco, sì, eliminare un po' gli zuccheri. In questi giorni poi che non sono stata tanto bene, ho guardato un po' la TV e ho trovato due serie TV nuove per me, magari voi le conoscete già. Su Disney c'è, questa dovrebbe essere vecchia, però io l'ho scoperta solo ora, la serie sulla vita di Karl Lagerfeld, come Karl Lagerfeld è diventato insomma lo stilista di Chanel fondamentalmente, anche se lui è sempre stato, no? Uno stilista che si prestava il suo ingegno a diverse case di moda. E infatti, oltre che per Chanel, lui ha disegnato anche per Fendi, curava Chloé. Qua dicono Chloé, però io dico ho sempre detto Chloé, comunque. E poi vabbè, Chanel. E poi anche, oddio, questa tosse, anche il suo marchio. Comunque è interessante, è fatta bene, è recitata bene la serie su Disney Plus, mi piace. E poi sto guardando un'altra che invece è su Apple, si chiama La Maison. Questa è più sempre sulla moda, che sono tipo due case di moda concorrenti. Vabbè, diciamo che il fulcro della narrazione si basa sulla casa di moda Le Doux, vicissitudini varie di questi Le Doux, che cioè, alcuni sono fuoriusciti, insomma, sono legati alla casa di moda concorrente, c'è chi appunto è fuoriuscito, c'è chi vuole rientrare, ci sono tradimenti, ci sono questioni di cuore. Insomma, questa è proprio una telenovela classica, secondo me. Però vabbè, stavo male e me la sono sorbita. Cioè, però questa la fanno ogni venerdì, quindi penso che continuerà, non lo so, quando editerò questo video, quando lo vedrete, però è una cosa in fieri. Si può vedere, c'è un'attrice famosa, oddio, francese, adesso non mi ricordo il nome, che fa la cattiva. Devo dire che le riesce molto bene questo essere cattiva fino alla morte. E comunque sì, è una serie TV interessante, tanto per passare tempo. Mi sembra un po' tipo Emily in Paris, ma Emily in Paris è più buonista e più, invece qua sono più spietati, sono più cattivi. Emily in Paris no, io non sono una fan, non mi piace perché la trovo una cosa molto troppo surreale, troppo stucchevole. Poi anche vogliamo parlare degli outfit di Emily. Non ce ne sta uno che è decente, che sia decente. Presi i pezzi che lei si mette da soli, magari, ma come glieli mettono addosso è assurdo. Cioè, proprio l'assurdità questa, quella serie. Comunque, vabbè. E niente. Voi state guardando qualche serie? Potete lasciarmi qualche commento per così darmi qualche suggerimento. Io spero di non ammalarmi più. Perché prima, quando c'era il lockdown, no? Serie a tutta io. Adesso invece ho altre cosette magari anche da fare.
queste serie appunto le ho tralasciate, però devo dire che appunto se uno dovesse stare male, cioè, appunto con un po' di febbre o magari lo so la sera non ha voglia di andare a dormire subito, ecco, quali serie state guardando voi? Fatemi sapere. Non potevo resistere, ho acceso subito le candeline e devo dire che il profumo è dolcissimo, veramente buono. Non so fino a quando resisterò, perché io dopo un po' non comincio a non sopportare. Cioè, all'inizio mi piace tantissimo il profumo di queste candele profumate così, però poi devo spegnerle perché mi sembra troppo, insomma, mi dà fastidio. Adesso per un pochino me le tengo accese, troppo carine. Allora prendo un altro tè e sto mangiando due quadratini di questa cioccolata lì del 99% di cacao, che per tutti è amarissima, per me è buonissima. La mia lavatrice sta andando ancora, tutta birra, come potete sentire. Tra un po' questa decolla, secondo me. Allora, io stavo 2 secondi fa, ho scritto le mie memorie. No, praticamente, diciamo che circa un anno fa, così, stavo un po' depressina a causa del fatto che mi ero fatta male la caviglia, insomma, vicissitudini varie, e c'avevo questa tristezza. E in pratica, così avevo letto che un aiuto per combattere appunto questa tristezza poteva essere quello di avere un piccolo diario. E appuntare nel diario come ci si sente, una cosa un po' strana perché beh, è un diario, no? Effettivamente. Non lo so, iniziare a scrivere queste cose è difficile, ecco, si fa fatica all'inizio, però poi diventa una, come dire, una consuetudine, una cosa che uno fa, si può fare giornalmente oppure soltanto quando se ne ha voglia, si sente la necessità. Perché scrivere effettivamente come ci si sente è come se aiutasse a togliersi, insomma, non lo so, dall'anima, un peso. È una cosa strana, però funziona. Quindi, perché forse uno è costretto a riflettere su quello che sta provando, su quello che gli accade, riesce come dire, a vedere con più freddezza poi appunto ciò che gli sta accadendo, ecco, mettiamola così. Quindi una cosa che ho iniziato a fare appunto un annetto fa e adesso lo faccio con tranquillità quando appunto ne ho voglia, quando sento di aver voglia di dire qualcosa a me stessa, mettiamola così. Quindi ho questo quadernuccio e ogni tanto ci appunto qualche pensiero. So anche che ci sono persone che scrivono il diario della gratitudine, cioè ogni sera scrivono un pensiero rivolto a qualcosa per cui sono grate, sono state grate quel giorno. Ecco, questa è una cosa che a me non riesce, non riuscirebbe, ecco, perché vabbè, si tratterebbe di trovare qualcosa che ci ha reso felici, qualcosa anche di piccolo, ecco, che ne so, ho cucinato il mio piatto preferito, ho comprato una candelina, cioè una cosa così, insomma, perché, però anche questo forse ti fa riflettere sul fatto che ci sono tante cose che spesso diamo per scontate, che ci fanno però stare bene. E che invece non, tante volte tralasciamo, non ci pensiamo, e invece guardiamo soltanto, diciamo, al lato negativo.
Ecco, io non scrivo il pensiero della gratitudine, ecco, cerco di includere tutto, cose negative e cose positive, poi per poter riflettere un po' in generale sulla giornata, su, appunto, su certi pensieri che, così, che, su cui mi sono un po' focalizzata. Vabbè, tutto qua, solo per dire... La tosse ancora, solo per dire appunto che prima mi ero presa qualche minuto per appuntare qualche pensiero. E voi fate questa cosa? Pensate che possa essere utile? Allora, poi spesso mi chiedete che cosa sto leggendo in questo periodo. Allora, io in questo periodo ho preso su Amazon, su qua per il Kindle, un libro che si chiama Un poema per ogni giorno d'autunno, perché una poesia, insomma, perché pensavo ma che idea carina, insomma, leggere ogni giorno, per questo è proprio per ogni giorno c'è una poesia, però non sono poesie che per il momento mi stanno piacendo, però vabbè, non è ancora non ho ancora terminato questo libro. Però siccome ne ho lette già abbastanza di queste poesie, però io pensavo che potevano essere delle poesie evocative proprio della stagione, anche appunto dai sentimenti che l'autunno suscita, eccetera. Forse non le sto capendo io queste poesie, non lo so, però mi sembrano tutt'altro. Cioè, uno prende una poesia e dice: beh, leggiti questa poesia per l'autunno. Ma insomma, non è proprio quello che pensavo fosse questo libro, quindi per il momento non l'ho ancora finito, mi trovo al 30%, però non, per il momento non lo consiglio, magari se vi va leggetevi il sample, così c'è qualche poesia e potete vedere se sono poesie nelle vostre corde. E poi, vabbè, ho riletto Le notti bianche di Dostoevsky, questo racconto ambientato di notte a San Pietroburgo, una città che vorrei tanto visitare. E, insomma, chissà se un giorno ci si potrà andare. E vediamo un po', speriamo che questa guerra finisca presto, perché veramente... sta diventando una guerra di logoramento, una guerra, le guerre sono tutte terribili, e in questo caso io credo che questa guerra l'avrebbero potuta evitare se ci fosse stata una diplomazia più attiva, insomma, se ci fosse stato più spazio al dialogo. E va bene. E poi un altro libro che sto leggendo, perché io so così, cioè io mi scarico qua i libri e li leggo tutti insieme, passo da un libro all'altro, che perché cioè mi piace fare così, mi piace passare da un libro all'altro, una sera leggo una cosa, una poesia, una sera leggo una novella, vabbè. E questo qua si chiama 108 rintocchi, questo libro, che è di un autore giapponese, Yoshimura Keiko. Il protagonista è un tuttofare che vive su un'isola piccolina del Giappone, dove tutti si conoscono, e lui è, insomma, il tuttofare della comunità. Tutti lo chiamano, insomma, per dei piccoli lavoretti. L'azione, diciamo, si svolge durante il periodo del Capodanno, insomma, giorni prima del Capodanno, che per i giapponesi è una festività particolare, perché ci si reca al tempio, si ascoltano questi 108 rintocchi, si dicono delle preghiere, insomma, e ogni rintocco, da quello che... ho capito, è un peccato che viene cancellato, così da poter ricominciare poi l'anno come dire, purificati. E il Capodanno è anche una festa cioè durante il Capodanno si pulisce anche la casa, quindi ci si pulisce dai peccati e si deve
pulire anche la casa, si mette in ordine, si aggiusta tutto. Infatti mi ricordo che io mi sono trovata in Giappone proprio durante il periodo di Natale e Capodanno. Mi ricordo questa processione che c'era tutte le persone verso il tempio per poter andare a sentire questi rintocchi della campana e poi appunto fare questo rito di purificazione. Ci volevo andare pure io, ma purtroppo non sono riuscita a ficcarmi perché c'era una prenotazione, penso, non mi ricordo bene quello che era successo, però non riuscii a fare questa cosa. E comunque è una cerimonia, come dire, quasi commovente. Perché intorno al tempio c'è silenzio e si sentono questi rintocchi della campana shintoista, insomma, veramente affascinante. E non è come da noi che insomma, la festa è un po' più caciarona, ecco, no, è una festa molto intima e questa cosa mi è piaciuta tanto, però vabbè. E quindi niente, questo libro si svolge in questo periodo qua e mi sembra interessante. Poi questi libri degli scrittori giapponesi sono sempre molto, non so, c'è sempre una grande delicatezza nel descrivere le situazioni, gli stati d'animo e anche la natura. Ecco, a me piace molto la narrativa giapponese per questo. E quindi sto leggendo questi libri qua in questo momento. Vabbè, Le Notti Bianche l'ho finito, è una novella da leggere velocissima, però anche dopo averla letta a me piace rileggerla, andare a ricercare certi passaggi, certe così, descrizioni. E quindi questi sono i consigli di lettura. Qui ho un altro quadernuccio che ho comprato da Liberty, infatti guardate com'è carina la stampa, bella e particolare. Questo è un altro quadernuccio e qua prendo altri appunti. Ok, qua i miei, come dire, qui c'è la mia anima, qui invece appunti vari. Possono essere ricette, possono essere parole inglesi che, nuove che ho scoperto, insomma, che appunto, insomma, c'è un po' di tutto. E qua c'è questo tipo astuccio, borsettina dove ho messo tutte le penne. Guardate questa che carina! tutte le penne, degli evidenziatori, la gomma, le matite, perché oltre a prendere appunti tante volte mi piace anche fare dei piccoli disegnucci, insomma così, oppure evidenziare delle parole. E niente, proprio ieri, qualche giorno fa, stavo parlando con mia mamma e che mi stava dicendo che scrivere oggi è una cosa desueta, non si usa più. Stava dicendo praticamente che lei, non so con chi ha parlato, che, insomma, questo c'ha dei bambini piccoli, non so, questi bambini non sanno più scrivere, cioè a scuola scrivono, non scrivono in corsivo, scrivono addirittura in stampatello, scrivono poco perché usano il computer e le cose varie, quindi per loro scrivere è proprio una cosa antica, antiquata, cioè io sono proprio una preistorica che amo scrivere, però penso che invece loro siano più antichi di me, perché loro invece di scrivere oggi fanno tutte le robe con le icone, sembrano i loro discorsi sembrano quasi quelli degli egiziani, no? Che scrivevano coi geroglifici, coi disegnini, quindi chi lo sa chi è più antiquato, chi è più antico. A me piace scrivere, io non ho una calligrafia, no? una bella grafia, in verità è una grafia secondo me molto nervosa e molto veloce e quindi non faccio quelle belle lettere tutte arrotondate eccetera. Però scrivere mi piace, cioè, quando devo fare qualcosa, non lo so, anche una semplice lista della spesa,
non uso il cellulare, perché tanti se la scrivono là, la lista nella spesa, cioè, mi piace fare il foglietto e ci scrivo tutte le cose, così anche quando devo fare delle cose in casa o delle cose mie, mi piace avere un elenco scritto e poi magari spuntarlo. Allora, io sono fatta così, per esempio anche il cellulare. Ok, per me il cellulare è una cosa che ci posso scattare una foto, ci posso fare un filmatino, però principalmente serve per il telefono. E le telefonate per me sono telefonate che uno prende e risponde senza i video. Cioè oggi tutti che li vedi in giro, cioè non lo so voi come la pensate, ma vabbè, ognuno è liberissimo di fare quello che vuole, però vedo tutta sta gente in giro che con questi cellulari che si fa vedere e vedere altre persone, so, mi sembra una cosa strana, perché forse sono di un'altra epoca, così come quelli che, per esempio, i messaggini, sì, vanno bene, vanno benissimo, cioè, però il messaggino per me deve essere una cosa veloce, no? Che io ti dico sì, no, va bene, ciao, Ci sono quelli che ti scrivono i poemi e che neanche ti scrivono, ti parlano, perché fanno le cose vocali, cioè dico, ma allora telefonami, facciamo prima. Non lo so, a me queste cose, cioè sia le telefonate coi video, sia questi messaggini vocali, mi sembrano una cosa che va oltre, insomma, a una comunicazione veloce, efficiente. Non lo so, non mi piacciono, mi sembra quasi una volere entrare a forza, no? In una situazione, cioè nel senso che se io rispondo al telefono voglio essere libera di poter, ok, ti rispondo, ma posso essere in pigiama, posso essere, che ne so, in bagno che mi stavo lavando la faccia, ti rispondo, però se tu mi fai l'agguato telefonico che mi vuoi vedere, no, mi scoccia, ecco, insomma, non lo so, è come quando tu stai a casa e uno ti viene a suonare e magari tu in un momento là, che ne so, stavi facendo ginnastica o non lo so, ti eri fatti il colore, cioè tutto, cioè magari quella persona, cioè tu dici che mi sta suonando, però io faccio finta di niente, non rispondo perché non sono presentabile. Se invece la persona avesse telefonato prima, no? Avesse detto guarda, questo qua passo, ci sei, così uno magari si fa trovare presentabile. Cioè è una questione anche un po' di, come dire, sì, rientra un po' anche nell'educazione, secondo me, ecco, non è bello entrare a gamba tesa in una situazione, no? Tu mi telefoni, ok, e mi vuoi vedere a tutti i costi, no. Però da quello che so, no, uno può telefonare, e che si fa vedere, la persona ti vede, quello che no, la persona ti chiama con la telecamera, ma tu puoi anche dire no, che non vuoi essere visto, penso. Non lo so, perché io appunto evito queste cose, non preferisco le telefonate tradizionali, normali, ecco. E poi magari se uno mi vuole vedere, dice guarda, non ci vediamo da tanto tempo, possiamo accendere la telecamera, allora tu dici vabbè sì, certo, se sei presentabile, no, vabbè. Oppure ci sono quelli che parlano con le cuffiettine, no? Li vedi in giro che sembra che parlino da soli e urlano pure, dici mamma mia, è una cosa strana sta società sta a diventare, no? Quelli che non sanno scrivere, quelli che chiacchierano da soli in giro, che non sono soli, naturalmente, però rompono le scatole, perché tu senti uno che urla vicino a te, magari stai aspettando la metropolitana, questo non lo so. Sono delle situazioni un po' al limite, per come la vedo io. Comunque, beh, io adesso continuo a scribacchiare le mie memorie. 5:20 ed è l'ora dell'ennesima tisana. Allora ero indecisa tra questo, che è buonissimo, è uno spice pumpkin chai, veramente con un sapore forte, insomma, di spezie e c'è anche questo tè nero, bello forte, intenso, però mi sa che prendo questa, mi prendo proprio la tisana, quella senza tè. Anche qua c'è, vedete, la cannella, le ligurizia, ci sono dei pezzettini di cacao
e anche questa insomma è bella aromatica, ed è meglio perché non c'è il tè in mezzo, perché a quest'ora qua se bevo il tè poi forse non dormo. Allora, biscottino con cioccolato, e questa è la tazza di Halloween, bellissima, ci sono le zucche anche dentro. E poi ho cambiato di nuovo la disposizione delle candeline sul tavolo, cioè io la cambierò almeno 800 volte. Adesso mi piace di più, perché mi piace di più questo così, essere un po' minimal. Sì, così preferisco. E va bene, adesso mangio il biscotto, bevo il tè e niente, poi mi sa che comincerò a pensare alla cena, perché le altre cose che dovevo fare le sto preparando la cena. Stasera, siccome ho mangiato poco, a pranzo faccio il pollo con le patatine. Noi siamo due, il pollo è piccolo e le patate ne ho fatte tre, le ho tagliate in questo modo, a me piace a spicchi. E poi mi piace che ci siano tante patate, quando si fanno le patate al forno non mi piace che ce ne siano poche, perché sono stuzzicanti, no? Mi piace mangiarle. E allora ecco, le patate al forno, e poi adesso preparo altri contorni da mettere sempre al forno, però intanto metto le patate perché le faccio cuocere sempre 15 minuti prima, insomma in più rispetto al pollo. Allora, sto tagliando il finocchio, eccolo qua, l'ho sciacquato, l'ho lavato, perché lo metto poi al forno insieme alle patate. Non so se mi vedete perché c'è un po' di riflesso, però vabbè, è così. Qua ci sono i pomodorini, anche questi poi li metto al forno insieme alle patate. Adesso tagliamo il finocchio, mi piace tantissimo il profumo del finocchio, è buono, è fresco. E niente, io il finocchio... adesso lo taglio a pezzi, questo è un finocchio piccolo, questo non trovo un finocchio bello grosso, no, sono piccolini, però mi piace farlo a pezzi così, questi pezzi in questo modo, piuttosto spessi, così lo metto al forno e me lo mangio gratinato, ci metterò sopra anche un po' di pan grattato. Adesso lo taglio, poi gli do un'altra lavatina, perché finocchio... si sa mai, magari un po' di terra ci potrebbe sempre rimanere. Voilà, finocchio tagliato. E quindi niente, faccio questa teglia, mi piace fare le cose al forno e non ci trovo bene. Qualcuno mi ha chiesto: ma tu il forno, quello piccolo, come che si chiama? No, il forno, quello si chiama, sì, il forno d'aria, ce l'hai, lo usi? Allora, io ho una roba d'aria, in Italia ce l'ho, però io trovo che queste cose d'aria siano piccole, cioè non, magari sì, se uno mangia delle porzioni piccole, non lo so, può andare bene, però a me, non so, per esempio quando faccio le patate mi piace farle, se faccio un contorno, una cosa, mi piace, non mi piace abbondare, per esempio adesso faccio le patate, poi ci metto i pomodori, ci metto anche i finocchi, quindi a me quella cosa lì non serve, perché è troppo piccola per i miei gusti. E poi è un forno ad aria, no? Quindi la cottura ad aria si può fare benissimo col forno normale. Quindi no, cioè io qui non ce l'ho, non lo uso, in Italia quando è uscito, ecco, è una novità, ma io ce l'ho, saranno 10 anni, avevo di questa cosa che oltretutto è aria, e poi dentro aveva anche un braccio per muovere il contenuto, insomma, però... insomma, ecco, io all'inizio l'ho usato, ma poi ho detto non ci sono differenze col forno, perché soprattutto io non voglio cuocere cose piccole, ma insomma delle porzioni un pochino più abbondanti e varie, quindi non mi va bene, ecco, fondamentalmente preferisco il forno. Perciò mi dispiace, ma io le ricette proprio per quella cosa là non ce le ho, non le faccio. Ma poi vi ripeto, secondo me non è che ci sono delle ricette specifiche, sono le ricette che per il forno normale, solo per il forno ventilato, ma in quantità ridotta, ecco, io penso questo.
continuo a fare la mia cena, a preparare la mia cena. Allora, ecco qua, vedete, qui ho messo i finocchi, ci ho messo su il pan grattato, l'olio e il sale, sono molto buoni anche se ci si mette sopra un po' di parmigiano, vabbè, le patate che stavano già al forno, il polletto e qua ci sono dei pomodorini. Adesso metto tutto al forno, 190 gradi per 45 minuti. Ecco qua la mia cena nel piatto, queste sono tutte le cosine che vi ho fatto vedere, questa è la porzione per questa sera. Vi dico anche una cosa, che sul blog, e poi vi lascio il link sotto nel box informazioni, ho fatto un menù per la pancia piatta, il menù che funziona, almeno su di me, per avere la pancia piatta. Quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata al blog. Allora, cari amici, io spero che questo vlog casalinghissimo vi sia piaciuto. Io ho quasi finito a mettere a posto un po' di panni vari, vabbè, e domani o dopodomani chissà comincerò a stirare, e però ho fatto un po' il cambio dell'armadio, anche ho tolto un po' di cosine che avevo, che mi erano rimaste estive. Sto facendo un'altra lavatrice, sì. Un sacco di roba, un sacco di cose arretrate, causa viaggi, malattie, eccetera. E quindi niente, spero di avervi tenuto un po' di compagnia con queste chiacchiere. Non lo so, ecco, se vi abbia fatto piacere ascoltarle, spero di sì. Fatemi sapere, insomma, cosa state facendo di bello in questo periodo autunnale. Io spero, di rimettermi presto per andare in giro nei parchi, perché io adoro il periodo autunnale per poter andare a vedere le foglie che cambiano colore, però fuori naturalmente è molto umido, in questi giorni qua sta piovendo, e allora ecco, aspetto qualche giorno ancora, poi devo andare, devo inoltrarmi in questi parchi inglesi, magari vi farò vedere qualche filmato, farò un vlog proprio super autunnale, spero. Quindi niente, se vi piace questa idea lasciate un like, scrivete, mettetemi delle foglie autunnali sotto nei commenti se volete vedere appunto l'autunno inglese, io vi porterò. E adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!